Arrivammo su alla chiesa, come arrivammo lì c'erano tante persone, eravamo un centinaio circa. Poi vidi Don Ubaldo Marchioni arrivare e vidi che era angustiato, aveva il suo viso era. Mi spaventò perché si capiva che c'era qualcosa di brutto in atto. E lui disse: su, su, andiamo dentro e diciamo il rosario. Tutti andammo dentro, però non si riusciva a pregare. Lui cominciò a dire il rosario, ma la gente usciva, andava a vedere, e erano tutti spaventati. Arrivarono i tedeschi e ci fecero uscire tutti, chiamarono il parroco. Allora io mi avvicinai a Don Ubaldo Marchioni perché volevo capire cosa stava succedendo. Allora un tedesco disse: lei porti tutta questa gente a Cadisola, che era un luogo sopra a Cerpiano. Poi ci camminammo col parroco e quando arrivammo lì vicino al cimitero di Casaglia c'era la stradina che portava a Cadisola, ma nel frattempo arrivò un'altra squadra di tedeschi e c'era un ufficiale, diede l'alt a tutto il gruppo, al parroco, e poi fece abbattere il cancello del cimitero. Poi l'ufficiale venne vicino al parroco e chiese qualcosa, rispose in tedesco, ma io non capii, ma per quello che avevo intuito, chiedeva dove ci portava. E lui parlò e lo presero dietro verso la chiesa. Andarono a vedere forse cosa avevano detto gli altri camerati. Poi il parroco non tornò e noi rimanemmo lì fermi con un soldato con la mitragliatrice contro che nessuno poteva più scappare. Quando lo portarono indietro, lo uccisero là, subito, la stessa mattina, perché la sera avevano già visto che era lì dentro morto. Quindi non l'hanno ucciso subito Don Ubaldo quando c'eravamo noi, l'hanno riportato indietro dal gruppo. Era consapevole, lui sapeva cosa le poteva accadere, ma lui non ha cercato di salvarsi. Lui ha voluto stare con noi. Io l'ho intrapreso così perché lui aveva avuto anche dei segnali di dire, se, invece di star lassù in mezzo, che c'era pericolo, lui poteva tornare a Bologna. Invece non l'ha fatto. È rimasto lì.